Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E questa settimana video speciale che parla delle modifiche che sono state fatte alle regole per giocare la quest di Fallout, quella che voi state vedendo come la serie Il Generatore a Fallout Story. In realtà questo video mi è stato chiesto più volte, il primo è stato Alessandro Cestaro 6 mesi fa a cui gli ho detto che avrei fatto un video a breve e sono passati 6 mesi, sappi che non sei la persona che ha aspettato di più per un video. Comunque è finalmente arrivato il momento di farlo, quindi questa settimana vedremo come io ho preso il regolamento di Pathfinder 1, cioè PFR SRD 1.0, e lo abbia modificato per poter gestire un'ambientazione che non era prevista originariamente. Ho raccolto quelle che sono le domande più frequenti che mi sono state fatte e ho diviso il video, diciamo proprio per argomenti, in modo che sia più facile da fruire. La domanda probabilmente più frequente è perché andare a scrivere un regolamento apposta quando ne esiste già uno ufficiale? E la risposta è disarmantemente banale. Perché è uscito troppo tardi? Effettivamente esiste un manuale ufficiale per giocare a Fallout da tavolo. È un sistema 2D20. È anche abbastanza carino. Il fatto è che io ho cominciato a lavorare alla quest di Fallout, mettiamola così, con un mio gruppo di gioco di diversi anni fa, in cui avevamo discusso appunto se magari sarebbe stato bello, eravamo tutti appassionati di quell'ambientazione. E avevo cominciato a lavorare a qualche modifica, diciamo come pet project. Poi la cosa è stata accantonata ed è stata ripresa qualche anno fa con un altro gruppo di gioco quando io ho finito di scriverla. Diciamo che io sto lavorando alle modifiche al regolamento di Fallout da prima ancora che esistesse il canale del Master Kai. Credo un paio di mesi dopo che io abbia finito di scrivere tutte le modifiche, riscrivere il regolamento, metterlo per bene e proporlo al mio party dell'epoca, è uscito un nuovo regolamento ufficiale. A quel punto io avevo perso, diciamo anni, ma comunque mesi di lavoro per adattarlo e francamente oramai un regolamento ce l'avevo, non sono stato a prenderne un altro. Esisteva un regolamento precedente, ma era una cosa non ufficiale, era stato cominciato a essere scritto come manuale ufficiale, poi sono saltati gli accordi e il manuale è uscito praticamente come ambientazione generica. Era un regolamento basato sull'SRD 3.0, cioè la 3 di Dungeons and Dragons, neanche la 3.5. Francamente, quando avevo cominciato a lavorare sulle mie modifiche, ero anche riuscito a procurarmelo, ci avevo dato un'occhiata, non mi piaceva come avevano gestite molte cose, e in più comunque era un manuale vecchio di 15 anni, adesso saranno 20 anni, quindi non era poi così il top della linea da utilizzare. Tolto questo, che è il motivo banale, ci sono anche degli altri motivi. Uno tra tutti è che sia il gruppo originale per quel cui quel regolamento è stato pensato, sia il gruppo di gioco che vedete nei video della serie Il Generatore Fallout Story, sono tutti giocatori che hanno un'esperienza perlomeno decennale con il sistema 3.5, nello specifico Pathfinder. Diciamo che quello più nuovo è Jack, che ha giocato solo per un paio d'anni, quindi diciamo che io potevo stare tranquillo, era un regolamento che i giocatori conoscevano molto bene, quindi anche nel caso ci fossero stati dei problemi con le modifiche che avevo inserito, non ero da solo a dover cercare di risolverli, le altre persone avevano
perlomeno le mie stesse competenze col sistema e quindi avrebbero potuto darmi una mano. Tra l'altro, la versione che vedete utilizzata nei video è la seconda, no, è la terza o la quarta iterazione di quelle regole, proprio perché anni fa, quando ho giocato per la prima volta quella campagna col gruppo originale, dopo diversi mesi, un annetto che ci giocavamo, ci siamo accorti che alcune cose non ci piacevano, alcune cose potevano essere gestite meglio, quindi abbiamo fatto un paio di revisioni, se non sbaglio. In più ho anche aggiornato alcune cose prima di iniziare la serie a Fallout Story, quindi non è che ho scritto delle modifiche alle regole, poi sono arrivato al tavolo e le ho date ai giocatori. C'è stata una fase relativamente lunga di playtest dietro quelle regole. Niente di professionale, ma non era sicuramente una bozza. Questo è un aspetto che molti master che vogliono modificare le regole tendono a dimenticare. Scrivere un regolamento non è affatto una cosa facile, e quando parliamo di regolamenti ufficiali dei giochi di ruolo, è roba scritta da gruppi di professionisti del settore, non un singolo individuo nella maggior parte dei casi, e che ha passato varie fasi di playtesting prima di diventare il manuale che voi andate a comprarvi in ludoteca. Improvvisare delle regole da solo a un tavolo di neofiti non è qualcosa che abbia la possibilità di andare a finire bene. Non dico che non può essere mai fatto, ma devono sussistere determinate circostanze. Altra cosa importante da sottolineare è come il D20 System di per sé non sia stato pensato per l'ambientazione di Fallout, ma è un sistema pensato per gestire pesanti incontri di combattimento, esplorazione dei dungeon e degli ambienti chiusi, gestione delle risorse deperibili, oggetti magici, punti ferita, e progressione a livelli del personaggio. Questi sono esattamente gli elementi che servivano a me per gestire una quest ambientata all'interno dell'universo di Fallout e sono gli elementi principali di come funziona la meccanica di Fallout anche nell'originale. Parleremo tra un attimo delle effettive modifiche che sono state fatte, ma voglio concentrarmi su sta cosa. Ho comunque scelto tra i vari sistemi che io e il resto dei miei giocatori conoscevamo, quello che già per il 90% e forse di più gestiva già esattamente le cose che dovevano essere gestite senza bisogno di ulteriori modifiche. Prendere Pathfinder 1 e aggiungerci le pistole laser è una cosa molto diversa e molto più semplice di prendere, che ne so, quinta edizione e cercare di farlo diventare un gioco ad autorità narrativa condivisa. Il fatto che il master possa modificare le regole non rende il fatto di farlo una cosa sempre sensata e neanche sempre fattibile, senza snaturare del tutto il regolamento che si sta andando a modificare. Probabilmente le tre variazioni più grosse che avete notato se avete seguito la quest sono l'enorme quantità di armi da fuoco, il fatto che la classe armatura funzioni diversamente e il fatto che il ranger esegua dei colpi mirati durante la sessione. Per quanto possa sembrare strano, queste non sono delle regole scritte apposta per questa incarnazione. Sono semplicemente tre varianti ufficiali al regolamento di Pathfinder che sono state proposte dagli stessi designer che hanno fatto il gioco. Nella fattispecie, la prima è la variante armatura come riduzione del danno, che semplicemente dice che il bonus alla classe armatura dato all'armatura sparisce e viene convertito in un pari bonus di riduzione del danno. Diciamo che un'armatura di pelle darebbe un più 4 di armatura alla classe armatura, diventa un 4 barra niente riduzione del danno.
riduce comunque la velocità di 6 metri, dà comunque un malus di meno 4 armato alla prova. Quello è l'unico cambiamento. Per le armi da fuoco è un'altra variante, nella fattispecie chiamata Guns Everywhere, che è appunto pensata per quelle ambientazioni dove le armi da fuoco non sono congegni innovativi e sperimentali, ma sono molto diffuse, che ne riduce i prezzi, riduce a un decimo i prezzi delle munizioni, quindi è possibile spammare proiettili, mettiamola così. In più fa anche alcuni ribilanciamenti della classe del Gunslinger per fargli guadagnare alcune abilità prima. In ultimo, la variante dei colpi mirati, anche quella è una variante ufficiale che permette di prendere dei malus al tiro per colpire, fondamentalmente per applicare degli effetti al bersaglio. È una versione di sporco trucco in distanza, mettiamola così. Questa in realtà è stata minimamente modificata perché normalmente gli effetti applicati perdurano per un dado da 4 round. Quando abbiamo fatto le prime fasi, le prime partite in questo gioco anni fa, abbiamo visto però che con un dado da 4 round di tempo di effetto era fondamentalmente fin troppo facile rimanere permanentemente storditi o lasciare permanentemente storditi gli avversari. Quindi l'abbiamo minimamente modificata riducendo gli effetti negativi a un solo round. La cosa è bilanciata dal fatto che originariamente le classi armature erano più alte, perché sono quelle classiche di Pathfinder, quindi effettivamente era più difficile eseguire un colpo mirato. Col fatto che si usa la regola armatura come riduzione del danno, le classi armature sono in linea generale più basse. E quindi è praticamente sempre possibile colpire con i colpi mirati. Questo è un ulteriore esempio come bisogna fare attenzione a come regole diverse interagiscono tra di loro e effettuare dei playtest prima di decidere che il regolamento è finito. Queste tre varianti usate assieme cambiano parecchio il gameplay, soprattutto perché adesso con da una parte la preponderanza delle armi da fuoco e dall'altra classe armature in linea generale decisamente più basse, perché adesso i personaggi come classe armatura hanno solo 10 con il modificatore di destrezza, più magari eventuali bonus di schivata, qualcosa dato dai talenti, ma poca roba, vuol dire essere praticamente sempre colpiti se si viene bersagliati. E ok, avere una riduzione del danno, ma il critico di un'arma da fuoco normalmente è per 4. 4 dadi da 10 nei denti li senti anche se hai riduzione del danno 8. Questo porta i giocatori e anche i PNG a cercare di massimizzare tutti quei bonus di copertura ambientali che possano trovare. In pratica, spinge i giocatori a buttarsi dietro un riparo e poi scatenare uno scontro a fuoco a corto raggio, che è esattamente il tipo di gameplay che vedrete se giocaste mai a uno dei giochi di Fallout. Senza contare che bande di desperatos che si sparano da dietro muretti improvvisati è già di per sé un trope abbastanza stabile del punto di dello stile post-apocalittico in generale. Quindi, anche non restando strettamente legati al materiale di riferimento, è comunque qualcosa che si integra bene nell'estetica della quest che si sarebbe andata a giocare. Questo vuole essere un adagio, anche se non siete voi che modificate le regole, ma voi andate a prendere regole varianti ufficiali, che quindi sono testate, che quindi erano scritte dai professionisti. Il fatto che quelle regole siano ben fatte non vuol dire che quindi vanno bene per la vostra quest. Riflettete e testate al tavolo come queste regole varianti vanno a impattare le scelte di gioco dei giocatori durante le sessioni e decidete se quelle scelte sono quello che volevate per la vostra quest o meno, e poi decidete di conseguenza quali regole utilizzare.
Il regolamento comunque prevede anche una serie di regole speciali che sono state scritte esclusivamente per questa campagna, diciamo per questa ambientazione. La prima, che è anche la più evidente, è che il tipo dei danni è cambiato, non è più tagliente, contundente, perforante, ma è diventato balistico, energetico, radioattivo. Di per sé non è un gran cambiamento, allo stesso modo le armature non hanno una singola riduzione del danno, ma ne hanno tre, una contro balistico, una contro energetico, una contro radioattivo. Non va a cambiare più di tanto la meccanica del gioco, ma è qualcosa invece di tipico dei videogiochi di Fallout, fa parte del flavor del gioco, è pensato per fare in modo che i giocatori si portino sempre dietro più armi diverse, in modo da scegliere l'arma migliore in base alla situazione. È effettivamente una modifica minima, l'ho inserita principalmente per rispettare il feeling dell'ambientazione originale. Come variante nella variante ho inserito il fatto che, nello specifico, i danni da radiazioni non si limitano a sottrarre punti ferita, ma vanno a scalare il massimale dei punti ferita totali. Praticamente come se fossero danni non letali, ma con l'aggravante che non vengono curati col riposo come i danni non letali. Questo rende i danni da radiazioni quelli più pericolosi per gli avventurieri perché devono essere curati con oggetti speciali, quindi sono più rognosi da gestire. Non credo che ci sia bisogno che io spieghi perché ho reso i danni da radiazione più rognosi da curare in un'ambientazione che letteralmente si chiama Fallout. La variazione probabilmente più grossa, ma di cui probabilmente, visto il flow della partita, non vi siete neanche accorti, è che sono fondamentalmente sparite le classi dall'incantatore. Già, niente incantatori nella fantascienza post-apocalittica. Le classi di incantatore puro, chierico, mago, stregone, druido, sono state semplicemente tolte e le classi di incantatore ibrido usano tutte delle varianti di classe che gli tolgono la capacità di lanciare incantesimi. Se avete notato, loro hanno un ranger nel party, ma il ranger non casta mai durante la quest. Questa apparentemente sembra una modifica enorme. Pathfinder 1 e il D20 System in generale fanno tantissimo affidamento alla magia per il loro funzionamento, soprattutto per quanto riguarda le cure. Sarebbe praticamente impossibile per i personaggi curarsi senza utilizzare la magia. Ed effettivamente lo sarebbe se dal gioco fosse stata tolta la magia, ma non è affatto così. La magia continua a esserci, solo che i personaggi sono limitati ad utilizzarla attraverso pozioni e oggetti magici, non ci sono più la possibilità per loro di castare direttamente. Se avete notato, loro usano oggetti e usano equipaggiamenti per buffarsi durante la sessione. Questo è stato scelto da una parte per motivi di coerenza d'ambientazione, non ci sono i maghi in Fallout, quindi non ci sono i maghi nel gioco di ruolo di Fallout, questo è ovvio. Ma in realtà è un'altra modifica che spinge i giocatori verso uno specifico comportamento. Dato che i personaggi non possono generare da soli i propri incantesimi, mettiamola così, sono costretti a fare costantemente affidamento a pozioni e pergamene, cioè risorse deperibili che devono costantemente essere reintegrate. In pratica, il party, una volta che usa un incantesimo, dovrà pagare per ricaricarlo, per usarlo un'altra volta. Questo li porta a dover continuamente esplorare la mappa per raccogliere risorse che gli permettano appunto di comprarsi la magia. E dato che questa è stata pensata come quest sandbox, ne stiamo parlando proprio in questo periodo, l'esplorazione della mappa è uno degli aspetti centrali. In questo modo i giocatori, volenti o nolenti, sono costantemente costretti a girare per la mappa, cercare nuove zone, perché queste nuove zone
potrebbero contenere risorse che a loro sono letteralmente utili per vivere. Questo è un altro esempio di come una modifica relativamente banale delle regole, perché non si tratta di una vera modifica di per sé, ho semplicemente detto non potete giocare queste quattro classi, porta a un gameplay decisamente diverso rispetto a quello che è l'originale. Quindi in pratica quello che ho fatto è stato prendere il regolamento di Pathfinder 1 così com'è, applicare tre regole varianti, aggiungere due regole ed escludere qualche classe. Tutto qui. In realtà no, il gioco ha anche alcune modifiche minori funzionali al suo svolgimento. Nella lista delle abilità è sparito volare, sapienza magica e conoscenze arcane. Ovviamente non sono cose che possono essere fatte in questa ambientazione. È stata però inserita l'abilità di informatica per usare i computer e gli oggetti tecnologici che invece sono presenti nell'ambientazione. La lista dei nemici e dei terreni favoriti del Ranger è stata cambiata in modo da rispecchiare i tipi di nemici e i tipi di terreni che sono presenti in questa ambientazione. Dato che non ci sono gli incantatori, è stato inserito una serie di talenti che permettono a tutti di creare oggetti magici utilizzando livello di abilità nella relativa abilità di creazione invece che il livello dell'incantatore, ma di per sé sono solamente alcuni piccoli aggiustamenti per far ritornare in quadro le cose. Perché però l'impressione generale che si ha sia giocandolo sia guardandolo giocare è che sia un gioco decisamente diverso? Questo è l'enorme potere del reskin. Ne avevamo già parlato qualche anno fa, vi lascio qua sopra il video, ma il grosso del lavoro della quest non è stato scrivere le regole, è stato ripresentare tutto il materiale in una nuova forma per renderlo coerente con la nuova ambientazione. In pratica, nel materiale di gioco che è stato presentato ai giocatori, tutti i nomi di tutti gli oggetti sono stati cambiati. Loro non trovano pozioni di cura, ma trovano steampack, non trovano pozioni di fortuna, ma trovano nucacole. Non trovano come mostri gli scarafaggi giganti, ma i Radroach. E se vi interessa saperlo, i due supermutanti che hanno affrontato nel parcheggio all'inizio non erano nient'altro che due normalissimi ogre. Presentare questi elementi di per sé normali di Pathfinder 1, con cui tutti i giocatori hanno un po' di familiarità, ma con una diversa skin, una diversa presentazione, un nome diverso, una spiegazione in gioco diversa, è quello che dà la maggiore impressione di stare giocando a un gioco diverso, anche se in realtà, come avete visto, le effettive modifiche al regolamento del gioco non sono poi così estese in realtà. E questo dovrebbe essere tutto. Spero di avervi dato una rappresentazione decisamente accurata di come avviene il processo di creazione di una hack, di una modifica o un regolamento, come vogliate chiamarla. Voglio sottolineare un'ultima cosa: non è qualcosa che ho fatto una settimana. Ci sono voluti mesi per organizzare il materiale e comunque ci sono voluti anni per playtestarlo e renderlo coerente prima di essere qualcosa di abbastanza solido da poter essere presentato a un nuovo gruppo di giocatori. E personalmente, ancora adesso, io non lo ritengo un lavoro finito, lo ritengo un'utile bozza da poter tirar fuori quando si vuol fare qualcosa di un attimo diverso dal solito, ma senza stare a imparare da zero un nuovo regolamento. Questo discorso vale anche per voi. Valutate se effettivamente è il caso di fare un lavoro del genere, se avete le competenze, sia voi che soprattutto il vostro gruppo. Questa è
voglio ripeterlo, non è una cosa che potete fare da soli. Serve un gruppo di gioco molto affiatato che giochi insieme per molto tempo, anche solo per potervi permettere di pensare di fare una roba del genere. Comunque, diciamo che ho parlato fin troppo, per questo video è tutto, adesso la parola sta a voi, scrivetemi qui sotto se vi sono piaciute le modifiche, se le aveste fatte diversamente, se voi mai avete modificato un regolamento e perché. Come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete anche quelle nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, nella descrizione del video trovate i link al server di Discord, al gruppo di Telegram, dove metto a mano gli aggiornamenti ogni volta che esce un video, e dove trovate anche il resto della community del Master CAE. Come sempre, io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video.